In occasione del pubblico dibattito svoltosi nella giornata di venerdì a Ginosa, organizzato dal PD provinciale e locale sul tema riguardante i gravi dissesti provocati al territorio dagli ultimi eventi alluvionali, è intervenuto il consigliere dell'Ordine dei Geologi per la Puglia, Davide Bonora, nonché coordinatore del gruppo operativo dei geologi che hanno eseguito la ricognizione del territorio dopo l'alluvione di ottobre. L'occasione per fare insieme al professionista l'analisi dell'attuale situazione del centro storico ginosino dopo il crollo di Via Matrice. Dal momento che voi stavate, diciamo, conducendo un'indagine, e questa indagine però, diciamo, è stata in un certo qual modo superata dall'iniziativa di una signora, vale a dire la chiamata dei vigili del fuoco, la chiusura di Via Matrice e poi il successivo crollo. Ecco, è sfuggito a voi questo rischio, questo pericolo? Direi assolutamente no, nel senso che è accaduto questo, che nella fase di ricognizione, che comunque prevede la ricognizione punto per punto di un territorio ampio come quello di Ginosa, si è evidenziata la necessità di approfondire la tematica riguardante l'ammasso roccioso di Via Matrice. Questo per certi versi, mentre già avevamo individuato il punto da monitorare, c'è stato nel frattempo l'iniziativa del privato che ha denunciato la difficoltà che aveva la sua abitazione sostanzialmente. Mi pare che il verbale redatto dai vigili del fuoco limitasse l'accesso alla strada e alle case. Successivamente, a seguito del verbale, siamo stati contattati quasi immediatamente dalla pubblica amministrazione e siamo andati a fare una ricognizione in cui dicevamo, tra l'altro protocollata, che alle abitazioni presenti in quella zona doveva essere vietato l'accesso, quindi non limitato ma vietato l'accesso, e eseguire una caratterizzazione della massa rocciosa senza andare a mettere in sicurezza nulla, perché poteva creare addirittura difficoltà per chi lavorava per mettere in sicurezza. Quindi credo che da un punto di vista, come dire, di coscienza abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, oltretutto con i pochissimi mezzi che avevamo a disposizione, considerando che siamo volontari, siamo professionisti che hanno tolto del tempo alle proprie famiglie e professionisti di un'elevata capacità professionale, considerando che è stato individuato tutto, ma ce ne sono molti altri oltre la massa rocciosa, nello specifico, che sono aree individuate da noi e che faremo presente nella relazione che è in fase di depositata presso il protocollo. Ecco, siccome questa trasmissione è seguita da migliaia di ginosini, non solo, sarebbe opportuno che da parte vostra ci fossero delle indicazioni rispetto al livello di pericolosità delle escursioni in quei luoghi. Ecco, qual è il livello di pericolosità? Le indicazioni perverranno sicuramente. Le dico, proprio per una questione di etica professionale, non posso dare evidenza di un lavoro eseguito in gruppo, ma soprattutto di un lavoro che ha delle basi professionali serie e che verrà appunto rilasciato agli enti competenti, a iniziare dal comune, alla regione, alle autorità di bacino, perché il lavoro appunto fatto deve avere una valenza professionale. Se la portiamo una mera divulgazione, il rischio, guardi, le racconto. No, era per scoraggiare i curiosi che pensano di poter curiosare. No, guardi, io il giorno del crollo sono stato chiamato con un collega, eravamo lì e a più di una persona abbiamo indicato di spostarsi e ha detto ma tanto quello è lì da anni. Quindi bisogna un attimino entrare nell'ottica che ci sono delle professionalità che debbono essere tenute in conto. Le dico, le parlo anche di un aneddoto capitato durante i rilievi a una persona, a un locale, mentre ci si spostava con un collega amico di Ginosa, gli è stato detto ma tanto la TV ha detto così, ma se siamo qui in quanto professionisti diamo valenza alle professionalità del territorio.